Svolgere ogni iniziativa ed attività di promozione per lo sviluppo della società civile con lo scopo di realizzare i diritti individuali del singolo e della collettività, privilegiare lo studio, la ricerca, la formazione e l'aggiornamento nei settori politici ed economici. Sono queste le linee guida dell'associazione Noi Riformatori che intende favorire la formazione e la crescita di una nuova generazione di rappresentanti politici e di amministratori locali a diversi livelli territoriali. Presentati in giornata a Palazzo Sant'Agostino i progetti tecnici, politici ed economici per il prossimo anno del Movimento Noi Riformatori, nato dalla volontà di fare politica e cultura alimentando una cultura dell'innovazione. Presenti all'incontro il consigliere regionale Valongo, l'assessore provinciale alle attività produttive generoso Andrea, la vicepresidente della provincia di Salerno, nonché assessore alle politiche del lavoro Anna Ferrazzano e Claudio Pisapia, presidente dell'associazione Noi Riformatori Salerno i formatori deve essere uno stimolo, una presenza, una sollecitazione all'innovazione, al cambiamento, chiaramente cambiamento di quello che bisogna cambiare perché tante cose vanno recuperate e vanno completate. Quindi corsi di formazione, di perfezionamento, aspetti sociali da, da curare, da seguire e ovviamente non può mancare l'aspetto economico, in particolare quello, quello del credito. Attraverso l'associazione questo microcredito che può andare alle associazioni, alle onlus, cioè a coloro i quali gestiscono un aspetto di sostegno e di solidarietà. Presenteremo dei progetti relativi alle imprese con del microcredito nei confronti delle onlus di cui ci parlerà in conferenza stampa l'onorevole Andrea che a breve dovrebbe essere il nostro presidente onorario dell'associazione Noi Riformatori e abbiamo questi progetti che sono fondamentali per poter andare a fare anche degli interventi sul sociale. Eh, presenteremo un centro studi eh, nel, nell'annualità 2011 che dovrà occuparsi di tutte quelle che sono le politiche sociali e, e come si riesce effettivamente a creare lavoro con delle cooperative di lavoro, delle cooperative sociali, per arrivare all'obiettivo principale che è quello di dimostrare che eh, l'etica nella politica eh, è fondamentale rispetto a quello che è il nostro scopo principale, che è di andare a coinvolgere i giovani, le associazioni economiche e tutto quello che orbita nell'ambito del territorio per arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissi.